Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. La vicenda dell'Ilva è una storia drammatica che impegna le aule parlamentari già dall'ultimo anno della scorsa legislatura e che già da allora il governo dei tecnici non ha saputo evidentemente affrontare e risolvere con la dovuta concretezza. La vicenda dell'Ilva ha fatto soprattutto emergere tutta la fragilità del nostro sistema amministrativo in merito agli interventi delle questioni ambientali e di politica industriale. La mancanza di chiarezza sui ruoli e sulle competenze degli organi istituzionali interessati al risanamento ambientale e alla riqualificazione del territorio di Taranto ha instaurato una serie di procedimenti penali e amministrativi, provocando la tardiva e inutile reazione del governo, che hanno creato incertezze che non riguardano soltanto l'Ilva di Taranto, ma tutto il sistema industriale italiano. L'inerzia dell'esecutivo ha soprattutto permesso l'intervento dell'autorità giudiziaria su questioni che rientrano chiaramente nelle sfere della competenza delle autorità garanti della tutela ambientale e delle direttive comunitarie. Il decreto stesso, questo che stiamo affrontando in questi giorni, è il nono provvedimento d'urgenza adottato per fronteggiare l'emergenza Ilva di Taranto. La Lega Nord in passato si è opposta al ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza, la quale non ha mai dimostrato fino ad oggi di costituire una soluzione definitiva per lo stabilimento di Taranto. Il prestito ponte in favore dell'amministrazione straordinaria del gruppo Ilva ha lo scopo di accelerare il processo e il completamento delle procedure di trasferimento della società, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività industriale e dell'occupazione, cosa che il governo non è riuscito ancora a fare, nonostante che nel precedente decreto era stato definito che entro il 2015, perciò un mese fa, qualche giorno fa, si sarebbe già dovuta costituire la NewCo. D'altra parte, occorre tener conto che l'unico modo per far fronte all'esigenza di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini è quello della continuità dell'attività d'impresa, perché altrimenti Taranto potrebbe diventare una seconda Bagnoli, in quanto la chiusura dell'impianto comporterebbe non solo la perdita di posti di lavoro, ma anche il blocco dell'attuazione delle prescrizioni dell'AIA, con il sito inquinato che resterebbe ancora da bonificare, come già accaduto a Bagnoli, a questo punto solamente a carico dei finanziamenti pubblici, ed è evidente questo. Oggi ci troviamo per assistere al via libera dato dalla maggioranza ad un decreto legge che si spera chiuda la vicenda sull'Ilva di Taranto e le aziende dei Riva. Non per smorzare i facili entusiasmi, ma voglio ricordare come questo sia l'ennesimo decreto che avete messo in campo per risolvere un problema che avete plasticamente dimostrato di non essere in grado di gestire. A tal proposito appare perfetta la citazione che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Infatti, analizzando sul seguirsi degli eventi degli ultimi anni, parrebbe invece come abbiate le idee ben chiare e stiate lavorando per un disegno oscuro di cui solo voi sapete qual è il reale fine, che si spera che non sia coerente con le voci di una manovra per favorire lo shopping tedesco anche in Italia. Allo stato dei fatti noi vediamo solo che avete espropriato un'azienda privata nascondendovi dietro al commissariamento. E non parlo di un'azienda i cui conti economici richiedessero la misura drastica del commissariamento, forzando la mano con un'azienda strategica del nostro paese, leader in Europa, che ricordo che è privata. Nocciolo del decreto che è stato predisposto un prestito ponte, ricordavo, per superare il periodo di vendita, nascondendo la cattiva gestione dei vostri commissari di governo, facendo da banca un'azienda privata. Bravi. State svendendo un'azienda privata senza averne né i titoli né le capacità. Dopo 9 decreti siamo ancora ad aspettare che definiate chi fa cosa. Nel frattempo sono passati 4 anni con i governi da Monti a Letta, con Renzi, durante i quali non avete neanche preso in considerazione su come mantenere la produttività e il livello occupazionale in una zona che gravita quasi completamente intorno all'Ilva. Oggi ci sono oltre 20.000 lavoratori, fra diretti e indiretti, nell'indotto del gruppo Riva, con l'Ilva di Taranto, che aspettano da 4 anni che i governi del centro-sinistra, ma soprattutto il governo Renzi, che con roboanti dichiarazioni ha garantito di trovare una soluzione ai problemi creati col vostro commissariamento. Ci saremmo aspettati che lo stesso atteggiamento che state tenendo con l'Ilva di Taranto lo aveste tenuto e lo portaste avanti con la stessa
granitica tenacia nei confronti di tante altre aziende nel Paese. Ci saremmo aspettati un decreto dove si fosse messo al centro il cittadino, il lavoratore, l'imprenditore, il sistema Paese e non l'ennesimo probabile atto di vassallaggio nei confronti della Germania. Non l'interesse di altri. Basta un po' di orgoglio, di dignità, ma questa è evidente che non ce l'avete. Ci saremmo aspettati un decreto che desse la possibilità ai cittadini, agli imprenditori di accedere finalmente in modo più semplice ai finanziamenti bancari. Oggi gli imprenditori lamentano come le banche, grazie alle vostre collusioni, non facciano più il loro mestiere, ma siano solo interessati alla creazione di utili da speculazioni finanziarie, arricchendo sempre più gli azionisti e i banchieri, senza fare più quel credito sano, utile per la crescita del Paese. Salvo poi scoprire che anche senza far finanza per il Paese e per le imprese, papà ha fatto casini. Ci aspettavamo lo stesso trattamento per le migliaia di aziende in crisi, crisi create dalle vostre leggi, che hanno chiuso i finanziamenti alle piccole e medie imprese. Ci saremmo aspettati un analogo trattamento per le aziende che alla fine, per gli stratosferici costi impositivi dello Stato, sono state costrette a delocalizzare e sono finite nelle mani di fondi di investimenti che sicuramente non hanno la sensibilità di tutelare lavoratori e territorio, che non investono in Italia ma sfruttano l'Italia, per l'etichetta soprattutto del Made in Italy, che tra l'altro voi non state tutelando. Quindi ci saremmo aspettati che l'aiuto di Stato, che è mascherato a prestito ponte, lo aveste esteso anche ad altre aziende in analoghe situazioni, visto che abbiamo nei nostri territori centinaia, per non dire migliaia, di aziende che aspettano risposta da questo governo. Aspettano anche semplicemente che questo Stato, che volete riformare solo per poter mantenere le redini senza consenso e che state governando da più di 4 anni da Monti, fosse sburocratizzato, fosse uno Stato snello, che una semplice risposta al Ministero non arrivasse dopo un decennio, quasi alle volte quando l'azienda oramai è chiusa o è fallita. State affrontando la crisi nello stesso modo che un elefante entrerebbe in una cristalleria, ma non avete neanche il buon gusto di pagare i danni al commerciante. Nel percorso parlamentare abbiamo operato per migliorare un testo pessimo per come era uscito dal Consiglio dei Ministri e in parte ci siamo anche riusciti. Abbiamo fatto risaltare la poca chiarezza nel testo sull'ILVA di Genova Comigliano, la poca chiarezza dove di fatto si crea un danno potenziale per un buco di bilancio di 10 milioni di euro nel fondo per gli interventi straordinari nella regione Liguria, fondo che auspichiamo sia ripristinato al più presto per dar sollievo a tutti quei lavoratori che stanno aspettando risposte chiare sul proprio futuro. Abbiamo ottenuto anche l'impegno sostanziale del Governo in una proroga della sospensiva per esecuzione relativa ai tributi e riscossione delle imprese dell'indotto ILVA, aziende che per colpa del commissariamento stanno patendo disagi enormi, analoghi a quelli dei lavoratori, vantando dei crediti dall'ILVA per lavori e non ancora saldati. Per questi motivi e soprattutto per i grandi dubbi che questo decreto porterà, la Lega Nord voterà contrariamente.